Salve a tutte e a tutti, benvenute al secondo incontro di Intersezioni 8 edizione 2020. Dopo la bella lezione di Loris Sturlese che abbiamo potuto ascoltare ieri e che oggi è disponibile sul canale YouTube di Unisalento, ho il grande piacere di accogliere nel nostro ciclo di intersezioni un ospite ormai una vecchia amica, diciamo, di, non solo di intersezioni, ma anche di CETE, file della nostra università, la professoressa Sandra Plastina, amica, collega dell'Università della Calabria, docente di storia della filosofia moderna, che tra i suoi grandi interessi ha quello della promozione delle filosofe nel mondo, non soltanto nei manuali, ma per farlo conoscere ad un pubblico più vasto, quindi per farlo entrare nel canone della filosofia, ma anche per far conoscere le loro opere ad un pubblico di interessati a questo straordinario ambito di ricerca. Ringrazio tutte coloro che si sono collegate e che si saranno collegate in questo momento. Sono oggi presente soltanto come la direttrice di CETEFIL, quindi per dare il benvenuto alla mia ospite e dunque cedo subito la parola alla moderatrice dell'incontro di oggi, la collega e amica Elisa Rubino, anch'ella ricercatrice del centro di ricerca CETEFIL, e ci risentiremo dopo per domande e i saluti finali. A presto e buon ascolto. Arrivederci. Ok, allora benvenuti a tutti. Grazie a Sandra Plastina per aver accettato il nostro invito. Saluto la direttrice del centro CETEFIL, Alessandra Beccherisi, che è l'ideatrice di Intersezioni 2020, ma Intersezioni è già alla sua ottava edizione e Intersezioni 2020 imparare dal Medioevo è oggi al suo secondo incontro. Ieri abbiamo avuto il piacere di ascoltare la lezione del professor Loris Sturlese e oggi avremo il piacere di ascoltare la relazione di Sandra Plastina, che, come diceva Alessandra Beccherisi, è una nostra cara amica, una cara amica del centro CETEFIL, che ha sede presso l'Università del Salento, e che l'anno scorso è già stata qui a Lecce tra le tante occasioni. Una, mi piace ricordarla in particolare, è il premio in onore di Thomas Riclin, che è stato istituito e voluto da Sandra Plastina, è stato poi organizzato qui presso l'Università del Salento. Il tema di cui parleremo oggi è particolarmente caro anche a tutte noi, perché in effetti anche quest'anno un laboratorio proprio sul linguaggio di genere nei mezzi di comunicazione è anche stato organizzato presso la Cattedra di Storia della Filosofia Medievale, sempre a cura di Alessandra Beccherisi. Quindi sono temi come quello appunto che trattiamo oggi, cioè le donne e il canone della filosofia, a noi particolarmente cari. Vado brevemente a presentare la nostra ospite, sintetizzando il suo curriculum. Sandra Plastina è professoressa, e qui il femminile è necessario, è associata dell'Università della Calabria e vincitrice di numerose fellowship. Ne citerò soltanto una a titolo d'esempio, quella che lei ha vinto presso il Warburg Institute di Londra, il celebre Warburg Institute, che solo per chi proprio non dovesse conoscerlo, ricordiamo, ha una delle biblioteche più importanti e possiede infatti 350.000 volumi. Sandra Plastina collabora con la rivista Bruniana e Campanelliana, fondata da Germana Ernst e da Eugenio Canone, e dirige la collana I palinsesti di Diotima, filosofe e letterate dall'umanesimo all'illuminismo, che pubblica le opere delle filosofe. La sua attività di ricerca si incentra infatti per un verso sullo studio dei testi che sono espressione della cultura filosofica del Rinascimento e della prima età moderna, ma per l'altro sul rapporto tra donne e filosofia moderna, dalla querelle de femmes al problema dell'educazione, dal principio di uguaglianza alla rivendicazione dei diritti.
È autrice di numerosi saggi e articoli su riviste scientifiche di pregio. Ricorderò per brevità soltanto alcuni dei suoi più recenti lavori, che vi farò anche proprio vedere e che io ho trovato particolarmente interessanti. Mollezza della carne e sottigliezza dell'ingegno, la natura della donna è proprio qui, la natura della donna nel Rinascimento europeo, filosofe della modernità, il pensiero delle donne dal Rinascimento all'Illuminismo, questo qui, e entrambi i saggi pubblicati per Carocci. Ricordo anche il recentissimo, pubblicato nel 2019, volume da lei curato, Filosofa e scienziata in età moderna, per supplemento di Bruniana e Campanelliana, che contiene anche peraltro al suo interno un contributo a sua firma. L'argomento di oggi, le donne. Faccio una breve precisazione prima che me ne dimentichi. Chi sta ascoltando potrà porre le domande alla nostra relatrice, sarà sufficiente formulare queste domande nella chat e poi al termine dell'intervento io rivolgerò queste domande alla nostra relatrice e apriremo la discussione, così come abbiamo fatto ieri. Provo ad introdurre questo argomento che si presta a moltissime interpretazioni e che dal mio punto di vista quello delle donne, il canone della filosofia, è un argomento estremamente interessante. Leggendo i tuoi contributi, Sandra, mi permetto di darti del tu, i tuoi contributi, i tuoi saggi, i tuoi articoli, forse posso introdurre l'argomento riconducendolo a due grandi questioni che secondo me sono centrali e che emergono come centrali dalla lettura dei tuoi lavori. La prima questione è se, come tu stessa scrivi, esistano tracce delle donne sul muro della storia prima ancora del XVIII secolo, quindi prima ancora della fine del XVIII secolo e dell'esperienza del femminismo. Se esistono, che tipo di contributo queste donne hanno dato tra XIV e XVII secolo e XVI secolo, che tipo di contributo, che tipo di elaborazione sono riuscite a produrre, che tipo di domande si sono poste e se sono state in grado non solo di analizzare la società nella quale vivevano, ma anche di porre in essere una critica e eventualmente proporre soluzioni di trasformazione della società. Questa è una domanda di carattere più generale che credo possa interessare anche non necessariamente solo gli specialisti del settore, ma questa domanda naturalmente ci conduce ad un'altra questione importante, che è questa. Queste elaborazioni, se esistono, questi trattati, se esistono, in che misura e quale posto occupano oggi all'interno della storia della filosofia? Questa è la questione, diciamo un po', la prima questione che mi viene in mente e che rivolgo che sottopongo all'attenzione non solo del pubblico ma anche ovviamente della relatrice. La seconda domanda, la seconda questione secondo me particolarmente interessante riguarda la fondazione filosofica, cioè della subalternità del ruolo della donna. Leggendo i tuoi contributi emerge con chiarezza che la subalternità in cui la donna viene costretta non ha solo una manifestazione esteriore, non è solo legata all'uso e costume della società, ma ha anche proprio un aspetto dottrinale che la fonda per natura, cioè che giustifica la subalternità della donna per natura. E ci sono due grandi fonti che giustificano, che vengono utilizzate per fondare la subalternità delle donne. Una è la Genesi, è quella creazione, il racconto dedicato alla creazione, Genesi 1, 26-27. L'altro grande
autore, l'altro grande fonte, è il nostro Aristotele. Ma l'Aristotele del degenerazione animalium. Quindi un Aristotele che si pone in modo differente e ci appare in modo differente dall'Aristotele che citavamo ieri e che sia il professore Sturlese ha citato ieri, sia Alessandra Beccarisi ha citato qualche giorno fa, l'Aristotele della metafisica e del pantes anthropoi tu eidenai oregontai fiusei, cioè questo bramare la conoscenza fiusei per natura. L'Aristotele che invece sembra stare alla base della subalternità della donna e fondare questa dottrina è l'Aristotele del degenerazione animalium che sostiene e difende una naturale orbitatem, una orbitatem naturalem questo essere femminile. E questi sono passi interessanti che sicuramente tu citerai e che si trovano nel degenerazione animalium, come ho già detto, e che fanno un po' riflettere, cioè qual è l'Aristotele allora che qui si presenta davanti ai nostri occhi. C'è una contraddizione tra quello che Aristotele dice nella metafisica e quello invece che sostiene nel degenerazione, oppure no? Io ti rivolgo queste due... ti sottopongo queste due mie riflessioni, ti ringrazio ancora per essere qui con noi e naturalmente ci risentiamo tra pochissimo, poi alla fine della tua relazione, per la discussione e le domande. Innanzitutto grazie per la presentazione, sono molto contenta di essere di nuovo con voi a Intersezioni. Certo, lasciatemelo dire, avrei preferito essere in presenza, va bene. Sono stufa di virtualità e questo va bene, uno sfogo tra amici. E quindi non vedo l'ora, no, di essere di nuovo a Lecce, dove sono sempre stata accolta benissimo per tutti i motivi, appunto, i legami di amicizia miei e ancora prima di Thomas. Quindi vi ringrazio molto per la presentazione, ringrazio Alessandra e ringrazio Elisa. Ora, il tema che è stato così efficacemente introdotto è veramente molto ampio e anche presenta all'interno varie articolazioni. Allora, Elisa mi poneva la questione inizialmente se le donne, effettivamente le donne pensatrici, intellettuali, eccetera, abbiano avuto in qualche modo un ruolo nella storia della filosofia, cioè se ci siano state, diciamo, concretamente donne filosofe. La risposta è certamente sì. Allora, per quanto mi riguarda, il mio ambito di studi è la filosofia moderna, quindi la filosofia, diciamo, che grosso modo va dal 400 al 700. In quest'arco temporale la presenza delle donne è molto significativa. Non che non lo sia stata anche in passato, ci sono delle importanti figure, però il mio oggetto di studio, appunto, la filosofia moderna, indaga soprattutto queste donne che durante l'umanesimo e il Rinascimento inizialmente si sono fatte, diciamo, in qualche modo portavoci di un'espressione di pensiero sempre più autonoma da parte delle donne, contribuendo con il loro intervento a un dibattito molto vivace, a un dibattito filosofico che prendeva piede appunto nel Cinquecento. Allora, l'elenco è lunghissimo. Che cosa suggerisco anche a chi ci ascolta, immagino che ci siano studenti, dottorandi, che ora mi auguro, spero ci possano ascoltare. In ogni caso, ormai la letteratura, soprattutto in ambito anglosassone, ha veramente consacrato la presenza delle donne nella filosofia, nella storia della filosofia. Dalla fine degli anni 90, ci sono state alla fine degli anni 90 due importanti conferenze tenute sia in Inghilterra che negli Stati Uniti, dove filosofi come, non so, la stessa Sarah Hutton, che citerò poi anche in seguito, e molte altre, hanno in qualche modo provato attraverso la lettura,
di testi scritti da donne in quest'arco temporale a ridiscutere i loro presupposti filosofici. Quindi è di un periodo, negli ultimi 30 anni, diciamo così, che si è intensificato lo studio di autrici come Lan Conway, per rimanere in ambito inglese, tardo seicentesco, la Catherine Trott Cockburn, o la Mary Astell, o Damaris Masham, e posso continuare, e Elisabetta di Boemia, e Émile du Châtelet, e la Maria Gaetana Agnesi, e l'Ardinghelli, cioè il percorso tra 6 e 700 è veramente costellato di figure interessanti. Per tornare all'ambito del Rinascimento italiano, molte donne in quel periodo hanno preso la parola, hanno scritto, e quindi grazie soprattutto al lavoro di scavo, di recupero di testi, quindi lavoro d'archivio, di documentazione, perché molte di queste opere, soprattutto le opere delle donne italiane del Cinquecento, non avevano avuto edizioni moderne, quindi sono state di recente, negli ultimi anni, riprese e ripubblicate. Quindi è stato necessario passare attraverso l'edizione di testi, ritornare a leggere queste donne e in qualche modo ricominciare a parlare delle loro figure e delle loro opere. Quindi non c'è dubbio alcuno, perché se si sfoglia adesso ci sono moltissimi lavori, ripeto, soprattutto in ambito anglosassone, pubblicati da Routledge, da Blackwell, cioè le grandi enciclopedie, le grandi companion to philosophy, che contemplano appunto numerose donne filosofe. Ora, il punto è, che cosa è successo negli ultimi 30 anni, a parte riportare alla luce le opere e le figure di queste donne, che è già un'opera meritoria. Però questo, se nel panorama italiano è ancora poco presente, nel senso che è difficile forse trovare un lavoro sistematico sulle donne nella filosofia moderna, per quanto mi riguarda minima parte ho cercato di contribuire con l'edizione di testi e con i saggi, però c'è moltissimo ancora da fare. Torno a ripetere, in ambito anglosassone questo è dato quasi per accertato, cioè le donne hanno prodotto opere di grande interesse, hanno partecipato ai dibattiti filosofici e sono assolutamente degne di essere annoverate e studiate. Ora, il punto di domanda, diciamo, l'interrogativo che io rivolgo anche a voi è un interrogativo aperto. È sufficiente questo? Cioè io posso farvi l'elenco, me ne ho fatto solo brevissimo elenco di donne che nella modernità hanno contribuito, può essere molto più lungo, basta solo questo? Cioè fare un elenco di donne e delle loro opere? Basta solamente questo e poi inserire queste figure anche significative nella cornice della storia della filosofia, così come siamo abituate a studiarlo? È sufficiente? Il lavoro è svolto? Cioè abbiamo, come dire, portato a compimento fino in fondo l'impegno che ci siamo prefissate, cioè di valorizzare le donne? Oppure qui nasce un'altra questione, cioè inserire le donne, semplicemente inserirle, ricollocarle nella cornice della narrazione filosofica che ci è stata consegnata dalla tradizione, a mio parere non basta, non solo non basta, ma è fuorviante. Ecco, questo è il problema. Quindi, alla prima parte della tua domanda, le donne hanno lasciato una traccia profonda? Certo, basta sfogliare ormai le enciclopedie of women philosophers e abbiamo moltissimi nomi e moltissime opere. Ripeto, soprattutto in ambito moderno. La mia questione non è solo di attribuire, non so, ad Émile du Châtelet un grande genio matematico o di riconoscere a la Catherine Trott Cockburn l'esprit philosophique perché discuteva con Locke in maniera molto propria, o riconoscere alle donne del Rinascimento una grande capacità di ritornare sui temi del platonismo e dell'aristotelismo in modo originale. Non basta questo. Perché se io in quella cornice di storia della filosofia inserisco queste donne ad hoc, come dire, al momento opportuno nella ricostruzione storica, usando però
solo i parametri, come dire, quella misura critica che è stata usata finora per studiare i filosofi, diciamo, maggiori, queste donne finiranno per essere classificate come minori. Cioè, ricadremo nella, come dire, stantia inutile, assolutamente poco proficua, categoria dei maggiori e dei minori. Quindi ci sono i maggiori, che sono in genere filosofi di sesso maschile, e minori, queste donne che in qualche modo fanno, come dire, capolino, hanno un certo, come dire, una loro presenza. Non è questo il problema. Il problema è non tanto riprendere, o meglio, non solo riprendere il pensiero e le opere di queste donne, ma interrogarci sul modo in cui consapevolmente riusciamo a studiare queste opere. Faccio un esempio che mi viene molto facile. Le donne, per esempio, del Cinquecento, che cominciano ad occuparsi di questioni legate a Platone, ad Aristotele, alle discussioni di filosofia naturale, ma anche di filosofia morale, spesso non seguono un curriculum studiorum come i loro corrispondenti, come dire, corrispettivi maschili. Non accedono chiaramente all'educazione così come gli uomini. Spesso sono autodidatte, spesso è il loro entusiasmo e la loro curiosità che le porta a confrontarsi con i testi, magari partecipando anche, no, di dibattiti, di circoli, soprattutto nella Italia rinascimentale, a Venezia piuttosto che a Firenze, a Roma piuttosto che a Napoli. Dunque, studiare, non so, Camille Erculiani. Camille Erculiani, è bene fare i nomi di queste donne, scrive Lettere di filosofia naturale nel 1584, si occupa di filosofia naturale, scrive un dialogo estremamente interessante su una serie di problemi che toccano anche, per esempio, la generazione spontanea, molti ambiti di filosofia naturale abbastanza anche ardui, no? Che sfiorano l'eterodossia. Ma Camille Erculiani conosceva Aristotele e Platone nella lingua originale? No, perché Camille Erculiani era una speziale padovana, era una farmacista di Padova che aveva una interessante, come dire, animava un interessante circolo nella farmacia, come spesso succedeva, gli speziali, medici, filosofi naturali, vicina tra l'altro all'Università di Padova, proprio lì dove si riunivano molti studenti di medicina, e partecipava intensamente, attivamente a quei discorsi, cercando di leggere Platone ed Aristotele in traduzione. Dunque, studiare Erculiani, che scrive quest'opera cimentandosi con una serie di problemi, l'immortalità dell'anima, una serie di questioni molto importanti anche, no, per Coté Padovano, non possiamo studiarla così come studiamo Pomponazzi, non possiamo usare gli stessi criteri con i quali ci accostiamo ai quali ci, che usiamo quando ci accostiamo alle opere di professori dello studio Patavino. Non solo perché lei non era un docente dello studio Patavino, ma perché non aveva proprio quella istruzione, quell'educazione alla filosofia che proveniva soprattutto dalla conoscenza delle lingue classiche. La Erculiani studia Platone e Aristotele in traduzione volgare. Allora, dobbiamo tenere conto quando studiamo le filosofe del Cinquecento del fatto che scrivono in volgare e che si accostano alla grande filosofia classica greca attraverso le traduzioni? Beh, questo cambia tantissimo. Cioè, non, quello che voglio dire è che non possiamo usare il canone quello appunto che ci è stato consegnato dalla tradizione, quando trattiamo di filosofe che dal canone sono state escluse. Sarebbe veramente fare, come dire, un doppio autogol, cioè le abbiamo escluse, sono state escluse dalla narrazione filosofica, ora le vogliamo reintegrare giudicandole, cioè osservandole, analizzandole con gli strumenti di quello stesso canone che le ha escluse. Cioè, mi sembra veramente paradossale. Il paradosso poi, come vedremo nel seguito della nostra conversazione, ha un ruolo molto importante nel modo in cui le donne fanno filosofia, queste donne moderne. Però veramente sarebbe un gioco un po' al massacro.
Allora, che cosa voglio dire? Che la dimensione storica è fondamentale, cioè collocare queste donne nei loro ambiti, andare in realtà a restituire loro tutta la complessità, tutto lo spessore dei loro contesti, dei contesti in cui sono vissute e hanno operato, mi sembra fondamentale per capirle. Allora, non usare i criteri finora usati per leggere le opere dei filosofi che si trovano nei manuali, che lo studente fin dalle scuole secondarie superiori apre e trova così in qualsiasi manuale di storia della filosofia. No, il nostro sforzo, cioè la nostra consapevolezza, è di accostarci in un modo diverso a queste donne, rendendoci conto delle reali difficoltà che queste donne hanno avuto nello sviluppo del loro pensiero, apprezzandone i tentativi, ma anche mettendone in rilievo tutte le difficoltà, tutte le, diciamo, le caratteri distintivi. Non possiamo recuperare una pensatrice e la sua opera se non le restituiamo il contesto storico. Chi era? Dove operava? Con che cosa era venuta in contatto veramente? E riconoscendo a maggior ragione l'impegno filosofico, la grande magari passione, la grande curiosità, così come la curiosità, per esempio, torno a ripetere, perché è un nome magari che non si fa, quello di Camille Erculiani, che in questa opera tratta di problemi estremamente importanti, sono i problemi dell'aristotelismo padovano, sono i problemi di Pomponazzi, però li tratta dalla sua ottica. Questo non significa che è minore, significa che era una donna che non accedeva a un cursus studiorum e che attraverso per esempio uno scambio intenso con un professore, lui sì, di lettere classiche molto stimato all'epoca, Sebastiano Irizzo, un professore che traduceva Platone dal greco, lei scrivendo a Sebastiano Irizzo pone una serie di questioni molto acute e molto interessanti sulle questioni della traduzione per cercare di capire meglio, visto che lei il latino non lo conosceva, in greco non lo conosceva, non aveva padronanza di lingue classiche, attraverso la traduzione di Sebastiano Irizzo di leggere il Timeo piuttosto che altre opere. Quindi, che cosa voglio dire? Voglio dire, primo, che queste donne vanno restituite al loro contesto storico e studiate non facendo leva su criteri che sono sui criteri che sono stati, diciamo, adottati dalla tradizione. Quindi non basta reinserirle in quella cornice. Il discorso è più complesso e implica un lavoro di scavo e di approfondimento diverso. Ancora una cosa, queste donne spesso scrivono non trattati filosofici, ma scrivono per esempio dialoghi. L'esempio italiano di, non so, Lucrezia Marinella piuttosto che di Moderata Fonte. Chi sono Lucrezia Marinella, Moderata Fonte? Mi piace fare i nomi di queste donne perché sono donne che hanno un vissuto molto intenso, con una partecipazione attiva, per esempio, alla vita pubblica di Venezia, sono donne del fine del Cinquecento veneziano, donne che in qualche modo hanno lasciato una traccia consistente perché hanno scritto, per esempio, Moderata Fonte ha scritto Il merito delle donne e Lucrezia Marinella il famoso trattato sulla nobiltà e l'eccellenza delle donne. Ora, queste donne vengono spesso classificate, dico Moderata Fonte, il cui nome era Modesta dal Pozzo, e Lucrezia Marinella vengono definite letterate. Allora, qui si apre un'altra questione. Vedete, ci sono questioni nelle questioni, è come una matrioska il problema della filosofia, del canone e delle donne. Perché sono letterate? Sono letterate perché scrivono, per esempio, Moderata Fonte scrive un dialogo, un bellissimo dialogo in cui sette donne in un giardino si riuniscono e parlano di varie questioni, per esempio la prima parte è dedicata proprio alle relazioni uomo-donna. Alla domanda che Elisa giustamente poneva, la seconda domanda, perché questa inferiorità? Perché le donne dai grandi filosofi sono giudicate inferiori? Nella seconda parte del dialogo si soffermano su varie questioni di filosofia naturale, di filosofia morale, di scienze, prendono in esame vari rami del sapere. Allora, è un dialogo molto bello, in un volgare raffinato, che tratta di filosofia. Perché Moderata Fonte viene vista, come dire, come letterata
da alcuni storici, cosiddetti storici della filosofia, come un'erudita, come una letterata che non ha niente a che fare con la filosofia, quando la sua opera, che questi cosiddetti storici non hanno sicuramente letto, è infarcita di riferimenti filosofici? Allora, che cos'è filosofia e che cosa non è filosofia? Lo decidiamo noi con i canoni della storia della filosofia ottocentesca o del secolo scorso? Oppure? Cioè, perché non è filosofia tutto il dibattito filosofico che è presente in quest'opera? Perché non è filosofia l'opera appunto sulla nobiltà ed eccellenza delle donne scritta nel 1600 da Lucrezia Marinelli, che era tra l'altro un'importante espressione di quella vivacità intellettuale della Venezia dei Dogi, della Repubblica Veneziana? Quando Lucrezia Marinella, nella Nobiltà ed Eccellenza delle Donne, si rifà espressamente al trattato famoso di Cornelia Agrippa, che se non sbaglio è un filosofo mago di notevole anche interesse, no, per la cultura rinascimentale, e poi non contenta discute le varie posizioni di molti intellettuali dell'epoca, prendendo spunto proprio da quello che, a cui Elisa faceva riferimento, cioè Aristotele. Facendo, diciamo, le pulci ad Aristotele, scusate così la banalizzazione, cioè veramente seguendo il testo di Aristotele, un corpo a corpo con il testo di Aristotele, degno di un serio studioso, di una seria studiosa, di uno che commenta a ragion veduta. Perché questo? Perché Marinella giustamente parte da quell'affermazione aristotelica che considera le donne, diciamo, quasi una menomazione della natura. Le donne sono meno matte, hanno meno, sono meno degli uomini. Quindi parte dal pregiudizio fisiologico, biologico, da cui appunto a cui si riferiva Elisa citando Aristotele, per cercare di capire come mai Aristotele affermi questo. Aristotele, che è un grande filosofo, e certo non può disconoscere la grandezza, la profondità del pensiero di Aristotele. Ora, un'opera come La nobiltà e l'eccellenza delle donne, che parte da Aristotele, che si pone le questioni di cui Elisa ha fatto, appunto, in cui ci ha introdotto Elisa, è filosofico o no? E invece viene continuamente ancora, come dire, sospinta gentilmente verso la letteratura, perché le donne si possono occupare al più di letteratura, non di filosofia, nonostante le loro opere siano intensamente e proficuamente filosofiche. Ora, la mia è anche una provocazione, perché voglio dire, queste donne a cui ho fatto riferimento, la Camilla Herculiani con le Lettere di Filosofia Naturale, Moderata Fonte col Merito delle Donne, e Lucrezia Marinelli con la sua opera sull'eccellenza e la nobiltà, trattano tutte di questioni filosofiche. Allora, se noi ci accostiamo a queste opere con un pregiudizio, cioè il pregiudizio che ci viene dalla divisione, no, un po' stantia, come dire, asfittica, no, dei vari ambiti disciplinari, che è una cosa molto tarda, nel Rinascimento non ci pensava nessuno, ma non pensavano nessuno alla divisione dei saperi neanche nel 600 e neanche nel 700. Se pensiamo a questo, allora è chiaro che queste donne vengono ora di volta in volta relegate nell'erudizione, nella letteratura, nel divertissement, nella pamflettistica o che so io, così nell'esibizione, insomma, di una curiosità, no? La famosa curiositas di cui Alessandra ha parlato a proposito della metafisica, del sapere, e basta, però così, come un'eccezione alla regola. Se invece torniamo a pensare con consapevolezza e anche con spirito critico e con un po' di umiltà a che cos'è veramente una ricostruzione storica, cioè cercando di renderci conto che cosa significa fare storia della filosofia, allora, le cose cambiano, perché storia della filosofia, io non solo non mi presumo, ma non ho nessuna propria aspirazione a fare filosofia. A me interessa fare storia della filosofia. E quindi quando recupero opere come quelle che vi ho così brevemente elencato, è tutto interesse cercare di vedere le fonti di ispirazione di queste opere, il tessuto anche proprio biografico e sociale in cui queste donne
lavoravano. La Lucrezia Marinelli, per esempio, che è una figura di grande interesse, era la figlia di un medico, di un noto medico che scrive tra l'altro un trattato, forse uno dei primi trattati proprio di ginecologia femminile, sorella di un altro medico, cioè un contesto veneziano di scienziati e di filosofi a cui Lucrezia Marinelli partecipa. Ora, come Lucrezia Marinelli partecipa a questo coté, no, di filosofia e medicina veneziana, così molte altre donne si sono nutrite di questi dibattiti e hanno poi, attraverso le loro opere, ripeto, opere che è stato necessario rieditare, recuperare, hanno espresso poi le loro visioni. Per andare verso tempi, diciamo, più legati al dibattito moderno e non solo rinascimentale, ormai, diciamo, siamo quasi tutte d'accordo che Elisabetta di Boemia, quando scrive, no, la sua corrispondenza con Cartesio, muove delle obiezioni, ha delle domande di natura filosofica. Allora, Elisabetta di Boemia non è una filosofa solo perché non ha scritto nulla, diciamo, non c'è un'opera con la sua firma, o possiamo considerare filosofico lo scambio con Cartesio che ha arricchito la prospettiva cartesiana, come tutti possiamo benissimo riconoscere leggendo Le passioni dell'anima e i principi di filosofia. Allora, che cos'è filosofico? Quante parole abbiamo scritto? Quello ci rende filosofi? Il numero, la quantità di parole, peso? Quindi più ho più scritti, come dire, possiamo enunciare meglio è, o forse spesso in alcuni contesti, io non dico sempre, dico in alcuni, come quello che riguarda le donne e la loro necessaria, come dire, limitazione per la questione legata all'educazione, no? Delle donne, è filosofico il partecipare a un dibattito e poter esprimere originalmente, in maniera originale, le proprie opinioni e obiezioni. Ecco. Queste sotto forma di domanda vorrei porle anche a chi ci segue, a chi magari ha questioni e risposte. Per quanto riguarda, poi Elisa magari mi darà i tempi, comunque per quanto riguarda invece no, volevo aggiungere, ecco, faccio sempre un po' fatica a tenere i tempi, allora volevo aggiungere anche qualcos'altro a proposito di come vengono studiate oggi queste donne, perché è importante sapere come oggi vengono studiate. A parte abbiamo detto il grande apporto, no, dell'edizione di testi e il lavoro che si è fatto, ripeto, soprattutto in ambito anglosassone. La cosa interessante è che, per esempio, che chi volesse approfondire l'aspetto proprio metodologico, la questione storiografica, c'è un numero molto bello di Demonist, della rivista Demonist, curato da Rosa Gengruber, proprio sulla questione delle donne filosofe, quindi non, del 2015, quindi stiamo parlando di dibattiti molto recenti, quindi non solo donne filosofe che vengono riconosciute come tali, ma anche in qualche modo la discussione a cui ho brevemente accennato, la questione metodologica della narrazione, della nuova narrazione che ci impone la presenza delle donne. Allora, questo numero di Demonist del 2015 è estremamente interessante. Un'altra indicazione bibliografica che può essere interessante riguarda soprattutto numero del 2019 del British Journal for History of Philosophy. È un numero straordinario e non perché io vi abbia contribuito, perché quello è l'ultimo delle questioni, ma grazie al lavoro di, appunto, di Sarah Hutton e di Ruth Hagen-Gruber, questo numero del British Journal è tutto dedicato a Women Philosophers, con una bella, come dire, vivace presenza di donne che nella filosofia moderna, quindi non solo le filosofe del Rinascimento, ma donne filosofe nel Seicento e scienziate, donne come la nostra Laura Bassi, la Maria Gaetana Agnesi, la Maria Angela Ardinghelli, quindi scienziate, donne che facevano scienza, sappiamo bene chi era Laura Bassi e chi era la Maria Gaetana Agnesi, matematiche di grande rilievo, quindi filosofia e matematica, quindi l'arco temporale che va come dire, presenza nel dibattito filosofico, non so, di una donna come Christine de Pisan
fino ad arrivare appunto all'Émile du Châtelet, alla grande sicurezza di una scienziata come Émile du Châtelet. Allora, non solo questo è presente in questo numero del 2019 del British Journal, è presente anche un importante articolo di Sarah Hutton, ecco il riferimento di nuovo a Sarah Hutton, perché lei si chiede proprio, o si fa proprio la domanda che brevemente, così in maniera sintetica, ho provato a proporvi anch'io. Che cosa dobbiamo fare ora, visto che queste filosofe ci sono, le loro opere sono state pubblicate, spesso anche tradotte, c'è stato un lavoro importante di edizione, che cosa dobbiamo fare ora per riscrivere? Dobbiamo riscrivere la storia della filosofia? Dobbiamo risistemare i nostri criteri? Come ci dobbiamo porre? Quella che lei chiama questa necessità di consapevolezza nuova, perché se ci sono oggetti nuovi di studio, non possiamo usarli, non possiamo studiarli con i vecchi sistemi, con i vecchi criteri. Prima parte. Seconda questione che apriva Elisa, a proposito di Aristotele. Allora, qui sono molto contenta perché, non solo perché Elisa ha mosso tutta una serie di sollecitazioni, ma perché questa seconda, diciamo, questione mi permette di ringraziare Loris Turlese, che ieri, insomma, ho ascoltato con grande interesse la sua magistrale, bellissima lezione, perché a un certo punto, con grande gentilezza, diceva: ecco, adesso offro, come dire, un assist a Sandra Plastina, citando il Teteto di Platone e diciamo l'aneddoto arcifamoso della donnetta Tracia. Questa cosa mi è piaciuta molto, perché lui dice così: ecco, si può interpretare in questo modo. Talete è sicuramente il filosofo che, perso nelle sue astrazioni, dimentico di tutto, con la testa per aria, guarda il cielo, gli astri, eccetera, e cade nel pozzo, è la filosofia. Ma la donnetta di Tracia, possiamo dire che fa un po', insomma, un piccolo lavoro di storica della filosofia. Questo mi è piaciuto molto. Perché? Perché la donnetta, la donna Tracia, cosa fa? Racconta, cioè, e colei la quale racconta quello che ha visto, cioè il fatto che è caduto nel pozzo, Talete è caduto nel pozzo. Allora dice: questa è l'opera della storia della filosofia. Certo, non è stata valorizzata, no, una piccola, come dire, no? Un incipit, un inizio, insomma, non è stato valorizzato, però insomma è una donna, è una donna. E questo è molto bello, perché è vero, è una donna che poi a un certo punto, soprattutto noi ci ricordiamo del riso della donna di Tracia, cioè è una donna che denuncia attraverso questo riso anche la pretesa di verità e di universalità che la filosofia in qualche modo vuole attribuirsi. Cioè, che cosa vuol dire? Che spesso le donne, prendo appunto lo spunto da quella di Tracia, sono capaci di rivelare in qualche modo, attraverso la risata, anche una posizione critica. È molto ironica, cioè, allora, l'ironia è una modalità molto presente nella letteratura e nella scrittura delle donne. L'ironia. Allora, non è solo, è bellissimo questo che ha detto Loris, lo ringrazio, perché la prossima cosa che scriverò partirò da qui. Cioè, allora, la donna ride, ride. Allora, che cosa fa? Questo riso in qualche modo mantiene tutta una carica ironica e anche di dissacrazione, però esprime molto di più, esprime una potenzialità critica ed è in qualche modo foriera, come dire, un prodromo, può enunciare una futura elaborazione teorica. Che cosa voglio dire? Spesso le donne che scrivono nella prima modernità prendono proprio spunto da quello che Elisa diceva, da Aristotele e dalla inferiorità biologica a cui sono state consegnate da una duplice condanna, una condanna filosofica, una condanna teologica, abbiamo detto, no? Un'inferiorità consacrata. Allora, io non entro, per carità, non entro nelle questioni aristoteliche, dico solamente che l'Aristotele a cui queste donne pensavano non era certo l'Aristotele della metafisica, siamo tutti d'accordo che sulle questioni di principio
astratte ci troviamo tutti d'accordo, no? E quando dice antropoi, io penso che lui dicesse gli uomini, no? Non tutti gli uomini, ma questo è, io mi assumo, come dire, in maniera forse appunto un po' senza legittimazione, comunque la voce, prendo su di me, cioè esprimo la voce delle donne del Cinquecento, perché diciamo qualcuna l'ho letta. Ecco, loro non pensavano certamente che Aristotele nella Metafisica dicesse tutti, intendendo, comprendendo anche le donne. O se lo faceva in termini molto generali, molto astratti, un principio generale meraviglioso, però poi dall'universale partiamo, arriviamo al particolare. E il particolare è anche il corpo, il particolare è la mia, come dire, capacità attraverso il corpo di esprimermi e di vivere, anche manifestando attitudini, pensieri, eccetera. Che cosa voglio dire? Che l'Aristotele del De partibus animalium, a cui le donne della prima modernità si accostano e trovano lì la loro, come dire, condanna, nel senso che l'inferiorità delle donne e soprattutto per la loro, diciamo, per il loro temperamento, per la loro complessione, la presenza nella loro complessione di questa dimensione fortemente carica di umidità, l'umido e il freddo, no? Sono, contraddistinguono l'essere femminile. Mentre naturalmente il calore è quello, la gente della vita, della creazione, eccetera, è proprio del maschio. Allora, le donne prive di calore, le donne da questa, come dire, contrassegnate da questa connotazione fortemente legata agli umori, la presenza del freddo e dell'umido. Allora, è interessante questo perché molte donne cercano di capire, quindi da un punto di vista filosofico, cercano di capire perché Aristotele, no, ha consegnato questa alla tradizione questa idea dell'inferiorità della donna. Ma la maggior parte di loro, e anche qualche intellettuale, qualche letterato di sesso maschile nel Cinquecento, non contesta. Non contesta questa affermazione aristotelica, ma in qualche modo ne fa una parodia, cioè usa il paradosso, perciò mi riferivo alla donna di Tracia e alla carica anche ermeneutica, così che ha l'ironia e in qualche modo anche questo riso liberatorio, rovescia il presupposto aristotelico. Per esempio, la stessa Herculaneum a cui ho fatto riferimento, moderata fonte, ma per parlare anche di altri trattati, il terzo libro del Cortegiano, il Magnifico quando prende la parola, Ortensio Lando, piuttosto che Galeazzo Capra, cioè quindi trattatisti del Rinascimento, dicono bene, Aristotele parte dal presupposto che le donne sono fredde e umide, quindi non sono calde come gli uomini. Ma sarà poi questo un vero male? Non è che proprio questo loro temperamento meno caldo, che porta le donne, per esempio, ad essere più prudenti? Forse sono meno focose, forse questo calore che invece divampa nella natura maschile e che porta gli uomini ad essere, per esempio, più aggressivi, più propensi a fare la guerra, più propensi alla collera, all'ira, invece porta le donne ad essere più frenate e più capaci anche di usare la prudenza. E poi, non è stato Aristotele che nel De Anima, il secondo libro, dice che chi ha le carni più molli è anche più intelligente? E citano testualmente Aristotele, e questa citazione è aristotelica, in cui Aristotele naturalmente in quel contesto non pensava minimamente alle donne, pensava agli uomini, nel senso agli esseri umani di sesso maschile o in qualche modo sì, agli uomini, perché avevano le estremità molli, no? Non avevano come gli animali estremità ungolate, zoccoli, oh, avevano questa capacità di toccare. Dunque l'intelligenza si sviluppa anche grazie a questa capacità. E quando Aristotele usa la parola molle, si riferiva proprio a questa capacità tattile. Allora, le donne rovesciano questo presupposto e dicono:
Benissimo, prendiamo per vero quello che dice Aristotele. Aristotele dice questo: avete visto mai carni più molli di quelle delle donne? Dunque, Aristotele forse non lo dice, ma le carni delle donne sono ancora più molle di quelle degli uomini, sono ancora più tenere, più morbide, quindi sono ancora più intelligenti degli uomini. Allora, le donne rovesciano questa affermazione aristotelica, come dire, usano Aristotele e converso per supportare proprio la loro difesa della loro intelligenza, della loro capacità intellettuale. Dunque le donne, essendo di carne più molle, sono più intelligenti e c'è chi, donne e anche alcuni trattatisti del Rinascimento, sostengono proprio questo, la prudenza, questa loro capacità così, no, di questa tenuità, di questa tenerezza, no, di questa capacità del loro tatto, le rende particolarmente adatte alla filosofia. Quindi Aristotele viene praticamente rovesciato e contraddetto, ma in modo molto sottile e molto raffinato, partendo proprio dal presupposto aristotelico stesso. Allora, è chiaro che un commentatore, tanti commentatori, ma un commentatore rinascimentale, per esempio, Bastiano Lando, un commentatore del Cinquecento, commentando il De Anima e conoscendo questo tipo di argomento, dice no, ma la mollizia a cui si riferisce Aristotele è la mollizia degli uomini, perché quella delle donne invece è l'esasperazione della mollizia, una lassitas, quasi disgregarsi, no? Per quasi prima della putrefazione le donne, proprio per la loro natura umida. Quindi è costretto in qualche modo a correggere questo tiro, perché molle, per queste invece, per queste donne, indicava proprio le donne stesse e dunque l'intelligenza delle donne. Ecco, attraverso anche il paradosso, perché le donne sono più intelligenti degli uomini, sono più superiori degli uomini, era un paradosso nei paradossi di Ortensio Lando. Però voi sapete benissimo come si può giocare con i paradossi, come la filosofia può essere anche espressa attraverso paradossi e attraverso strategie argomentative molto ironiche e molto sottili, come quelle che usa per esempio la stessa Moderata Fonte quando dice proprio le donne, per questa loro maggiore capacità, no, di contemperare, hanno meno eccessi le donne, tutto questo calore. Dove porterà tutto questo calore? Magari le donne sono più capaci di esercitare il pensiero, di autocontrollo, di capacità anche in campo morale della prudenza, proprio per la loro natura. Quindi non disconosciamo la natura, ma rovesciamo il presupposto aristotelico. Io non so se fermarmi adesso e dare spazio alle domande oppure continuare, come volete. Se vuoi puoi continuare ancora un po' e poi nel frattempo raccogliamo un po' di domande. Ok, va bene. Allora, un'altra cosa per esempio molto interessante, io mi sono segnata un po' di cose perché il materiale è tantissimo. Allora, una cosa molto interessante di queste donne, torniamo a Lucrezia Marinelli. Perché insisto in maniera particolare su Lucrezia Marinelli? Insisto su Lucrezia Marinelli perché vista come letterata, quindi non è considerata una filosofa, no? E quindi non viene letta con quella, come dire, anche quella capacità di valorizzare i suoi spunti, gli spunti filosofici. Per esempio, a un certo punto della sua opera, Lucrezia Marinella vuole contestare Aristotele. Non solo lo legge e appunto istituisce questo corpo a corpo con l'opera di Aristotele, ma cerca in qualche modo di capire come mai Aristotele ha questo forte pregiudizio e condanna le donne senza appello. Allora fa un'operazione femminista, diciamo così, ante litteram, insomma mi farete passare questo termine che non è storicamente corretto, cioè prende una posizione anche abbastanza originale, personale, dice così: un astio, una credine, una condanna così dura da parte di un filosofo così di ingegno, di grandissimo ingegno come Aristotele, nei confronti delle donne, ma che cosa sottende, no? Cosa c'è sotto?
Lei legge così. Probabilmente Aristotele riversa una sua particolare difficoltà nei confronti del sesso femminile e la universalizza, cioè una sua incapacità a capire le donne, a fare in qualche modo conto con l'alterità, perché non c'è niente da fare, no? La donna è l'altro, è la dualità, senza andare a citare, come dire, filosofi contemporanei come Lucy Rigaray, però è sicuramente l'altro. L'altro nella dualità, ecco, l'incapacità in qualche modo di fare i conti con l'alterità porta Aristotele a allontanare e a negare ogni prerogativa di appunto capacità di logos, di capacità intellettuale, di capacità morale, perché poi sappiamo bene che la condanna biologica diventa una condanna morale, cioè la donna è imperfetta biologicamente, fisiologicamente, dunque anche imperfetta sul piano etico e sugli altri piani. Allora lei, con una virata molto, molto personale, punta proprio sul fatto dell'incapacità di Aristotele di cogliere questa alterità nella donna e di confrontarsi proficuamente con l'altro. Si può non essere d'accordo, si può pensare invece che il discorso di Aristotele è eminentemente biologico e non ha questi tratti psicoesistenziali, eccetera. Però lei cerca in qualche modo. E che cosa dice a proposito del fatto che da questa, diciamo, affermazione di un uomo di genio, sicuramente come Aristotele, ne è derivata poi una tradizione misogena durissima di condanna senza appello? Lei dice questo, che si è scambiato la legge naturale per le opinioni di Aristotele. Cioè l'ipse dixit, come dire, lo ha detto Aristotele, è diventato legge di natura. Allora lei, con un fare molto filosofico, ci conduce veramente con molta gradualità nell'ambito di problemi filosofici interessanti. Per esempio, la differenza tra una norma e una legge. Lei dice che cos'è una norma, che cos'è una legge. Allora, spesso questa inferiorità delle donne, pregiudizi nei confronti delle donne, capiamo bene, sono frutto di norme che la tradizione ci ha appunto tramandato, cioè sono quelle che gli usi e i costumi hanno consolidato, sono dunque storicamente determinate. Non ha a che fare con nessuna legge di natura. Quindi, adesso anche qui mi permetto di essere provocatoria, cioè questa discussione che Lucrezia Marinelli, tacciata come se fosse, no? Dagli storici della filosofia italiana, come se fosse solo una letterata che così si trastulla con una serie di questioni, questa discussione su norma e legge, lo chiedo a voi, è filosofica o no? Cioè, merita un'attenzione di tipo filosofico o è così puro gioco letterario? Ma allora, va bene, lasciamo sospeso perché la mia opinione è ben chiara. Allora, anche quando Lucrezia Marinella dice quello che Aristotele ci ha consegnato, per esempio, quando ha studiato i fenomeni nel decielo, i fenomeni legati, non so, agli astri, come li consideriamo oggi, dopo la rivoluzione copernicana? Li consideriamo legge? Hanno a che fare con quella dimensione di conoscenze che Aristotele esprimeva in quel particolare contesto storico, un uomo di grandissimo genio e di grandissimo spessore filosofico, però del suo tempo. Allora, quelle acquisizioni astronomiche cosa sono? Le nuove acquisizioni astronomiche cosa sono? E allora perché non possiamo, nello stesso modo, quelle affermazioni aristoteliche legate alla conformazione, alla complessione biologica, fisiologica delle donne, considerarlo come le affermazioni aristoteliche riguardo l'astronomia, datate. Datate, semplicemente datate, legate a una particolare dimensione storica che non hanno niente a che fare con le leggi di natura. Non hanno niente a che fare con la natura, hanno a che fare con convenzioni, norme, osservazioni legate a usi, costumi, alla scienza fino a un certo punto, alle conoscenze che arrivano a un certo punto. Quindi provoca, Lucrezia Marinella, mi sembra un dibattito molto interessante su che cosa è natura e su che cosa è cultura, perché non possiamo considerare le cose scritte in astronomia, per carità, Aristotele dice delle cose incredibilmente interessanti, però certo Copernico osserva, ne osserva altre e Galilei ne osserverà altre,
E quindi cosa vuol dire? C'è uno sviluppo storico e c'è, possiamo dirlo, no? Un avvicinarsi sempre di più a una conoscenza di quello che ci circonda. Perché questo non vale per quanto riguarda la donna, per quanto riguarda il suo ruolo, per quanto riguarda la sua natura, perché gli studi di biologia e di anatomia, andando avanti, hanno dimostrato ben altro. Allora, queste donne del Rinascimento insistono con grande forza sull'importanza di riconoscere come datate, come storicamente collocate certe affermazioni e non universali, astratte, necessarie, imperiture. E forse ci insegnano anche qualcosa di molto interessante, ci insegnano che cos'è la storia della filosofia. Cioè, la storia della filosofia è un lavoro di grande ricamo, ma anche di grande umiltà, perché è un riconoscere e fare arrivare all'emersione tutta una serie di domande, di questioni che altrimenti, se non ci fossimo posti con questo atteggiamento di ascolto, non avremmo mai recepito. Io credo che non esistono le perenni domande filosofiche, è proprio veramente un controsenso. Esistono le domande filosofiche che di volta in volta diventano urgenti perché gli uomini e le donne vivono la loro storia, vivono la loro vita calata nella dimensione del presente, ed è quello che Lucrezia Marinella ci sottolinea con vigore. Mi posso fermare qui? E così. Sì. Allora Sandra, io comincio, intanto ti ringrazio naturalmente a nome di tutti noi e di chi ti sta ascoltando, e provo ad introdurre un altro argomento che tu tratti in Filosofe della modernità. Tu segnali come momento importante, come punto di svolta, il momento in cui il discorso sul metodo comincia ad essere letto. Cioè la filosofia di Cartesio rappresenta un momento importante, introduce un elemento di novità e determina anche una analisi, una svolta nelle analisi di alcune filosofe. Forse mi fermo un attimo qui e ti rivolgo questa domanda e poi vedo che c'è già un'altra domanda di chi ascolta, se vuoi Sandra rispondere a me e poi Sì, procediamo. va bene. Allora, la figura di Cartesio, il rapporto delle donne con Cartesio è molto importante. Fino a un certo punto, gli anni Ottanta, diciamo, la filosofia di Cartesio era vista, e Cartesio in particolare, come quasi l'anti-sviluppo, come dire, come colui il quale la filosofia che aveva in qualche modo ostacolato lo sviluppo, della filosofia delle donne. Con questa, chiaramente, con il cliché, no, di Cartesio, la razionalità e il cogito, come appunto questa uscire fuori da quelle che sono anche la dimensione decisamente fisica e corporea, a cui le donne invece hanno sempre molto tenuto, no? La famosa incarnazione, non esiste un pensiero che possiamo giudicare così, al di là del fatto che il mio pensiero di una donna incarnata in un certo contesto e in una certa dimensione. Tutto questo sembrava alle femministe, diciamo, degli anni Ottanta, quasi un filosofo appunto lontanissimo da quelle che erano poi le istanze, diciamo, del pensiero delle donne. Per dire come la storia della filosofia invece è sempre veramente un lavoro che progredisce di volta nel suo sviluppo. Recentemente, invece, proprio questa discussione sulla filosofia di Cartesio è diventata quanto mai proficua per cercare di rendere, di articolare quanto più è possibile tutto il dibattito intorno a Cartesio. Allora, non solo Elisabetta di Boemia, che effettivamente pone l'accento sulla questione del dualismo, pone l'accento sulla questione del corpo, nelle lettere, nella corrispondenza, è chiarissima quella posizione, però anche aver acquisito che Cartesio attribuisce una grande importanza a quelle obiezioni di Elisabetta. Quindi c'è stata veramente un'interazione profonda, cioè Cartesio stimava Elisabetta di Boemia.
La stimava come donna profonda, intelligente e capace di farlo riflettere sulle passioni dell'anima e sull'interazione mente-corpo. E quando Elisabetta gli pone questioni cruciali nella corrispondenza, la sua malinconia, quella che noi appunto possiamo chiamare malinconia, depressione, questo malessere profondo che le impedisce non solo nel corpo di avere così, di recuperare le forze, Elisabetta giace con le febbri, forti dolori, ma le impedisce di leggere, le impedisce di studiare, cosa che invece Cartesio le aveva consigliato, no? Come si può in qualche modo, come Seneca, no? come consiglia Seneca, come si può acquistare la tranquillità dell'animo superando i limiti, le incapacità, no? Le malattie del corpo, studiando, leggendo, quindi esaltando la dimensione intellettuale. Elisabetta obietta che è impossibile, perché lei è una, non è corpo e mente, cioè la sua mente non si sgancia dal suo corpo nel momento in cui il suo corpo è affetto dalle febbri, c'è un'interazione profonda. E mi sembra un argomento di grande interesse filosofico, quindi quando le donne filosofe, le studiose hanno letto attentamente questo intreccio molto forte tra Cartesio ed Elisabetta, sono rese conto anche che Cartesio in qualche modo promuove non solo lui direttamente e questa corrispondenza ricca con Elisabetta, ma anche per esempio un intellettuale che prende spunto da Cartesio, il francese Poulain de la Barre. Poulain de la Barre che scrive sulla uguaglianza tra gli uomini e le donne. E allora, prendendo spunto da Cartesio, il cartesiano Poulain de la Barre pone proprio l'accento sull'uguaglianza tra gli uomini e le donne. Quindi la filosofia di Cartesio, in un primo momento osteggiato, diciamo, da una lettura miope di alcune femministe, è diventata poi, con l'approfondimento e anche con il fare emergere tutto questo scambio profondo e anche questo dibattito che Cartesio suscita, è diventato un punto di riferimento importante. E Poulain de la Barre sarà poi, tra 6 e 700, l'opera di Poulain sulla uguaglianza tra gli uomini e le donne diventerà un punto di riferimento importante proprio per parlare di uguaglianza, e poi di uguaglianza non solo diciamo legata a questioni più eminentemente intellettuali, ma anche uguaglianza dei diritti, e quindi assumerà altri connotati. Non so se sono riuscita a focalizzare l'attenzione su Cartesio. Assolutamente, sei stata chiarissima. Comincio a porti qualche domanda che ci viene scritta qui in chat. Giulio chiede: grazie professoressa per la sua interessante lezione. Nella storia della filosofia la figura della donna è sempre stata relegata al solo Novecento o tutt'al più, penso alla filosofa Ipazia, questo è un riferimento. Io lo mangio a te. E a eventi delittuosi o controversi, coniugando la lezione metodologica di ieri del professor Sturlese, è possibile oggi pensare una storia della filosofia della differenza che guardi appunto al pensiero filosofico delle donne? Può il pensiero filosofico delle donne aprirsi al pensiero della differenza anche nell'ambito della storia della filosofia? Grazie molte. Oh, grazie, allora sono contenta quando si interviene. No, innanzitutto grazie, e poi io ho citato Irigaray, che è la grande appunto teorica, filosofa della differenza. È un pensiero interessante quello di Lucy Irigaray, è un pensiero anche provocatorio e molto stimolante. Le letture che lei fa, dalle letture che fa di Platone, le letture che fa della filosofia anche contemporanea, le letture che fa in maniera molto incisiva anche per esempio la psicanalisi di Freud, contestando anche tutta una serie di presupposti. Lei basa molto, diciamo, la sua riflessione teorica sulla differenza. Io portare la differenza nella storia della filosofia. Allora, in termini generali, che cosa può voler dire? Che un uomo non è una donna e una donna non è un uomo.
Questo io proprio non ho nessun problema, è certo che è così. E nello stesso tempo io non sono Elisa, Elisa non è Alessandra, cioè siamo tutti soggetti abbastanza, no? Incarnati e individuati nella nostra, come dire, struttura e nella nostra appartenenza. Allora, per non dire cose che in qualche modo finiscono per essere un po' dei vuoti cliché. Allora, si può riformulare e dire, ci sono questioni e problemi filosofici che le donne in questo arco temporale di cui io mi occupo, poi ci sono appunto, c'è Ipazia e tu sei esperta, quindi non entro assolutamente in questo campo. Ci sono donne del Medioevo, la stessa Christine, o per non parlare di Eloisa ancora, o Margherita Poretti, di cui è esperta Alessandra, e non entro in questo campo. Però, che cosa in qualche modo queste donne, c'è qualcosa che può essere accomunata, che le differenza, che fa la differenza? Senza voler teorizzare nulla, io non sto dicendo di portare la differenza nella ricostruzione, nella narrazione della storia della filosofia. Sto dicendo in modo molto più, diciamo, meno aulico e impegnativo, che possiamo interrogarci, ma così in modo appunto di interlocuzione, se c'è qualcosa che le pensatrici apportano. Un apporto significativo che contraddistingue le filosofe che entrano nei dibattiti dai loro corrispettivi maschili. In parte posso dire sì, in parte posso dire sì, e dico questo, che è anche una banalità. L'attenzione per il corpo non per la corporeità, nel senso astratto del concetto, ma per i corpi incarnati, diremmo, no? Per la vita vissuta, per la dimensione che ha a che fare proprio col prendersi carico. Quando Camilla Ercuriani scrive, è un'opera pubblicata a Cracovia nel 1584, cerca il consenso della regina polacca, ha interlocutori importanti, anche illustri professori, come abbiamo detto. A un certo punto della sua opera scrive: volevo tanto approfondire questi temi, ma il badare alla casa, alla farmacia, ai figli e vari problemi mi impediscono. Ora, questo calarsi nella dimensione della vita, cioè della vita vissuta, io è una domanda che pongo: è un limite, cioè una diminuzio, rende questa donna meno interessante? O proprio perché fa riferimento al corpo, perché è stata ammalata o ha avuto le gravidanze, alla sua vita, ce la rende più viva e ce la rende più partecipe. Allora, l'irruzione del corpo, della corporeità, quando Elisa, facendo un salto cronologico, quando Elisabetta di Boemia dice: il mio corpo debole, che in qualche modo è anche la mia mente, che vacilla perché sto male, perché sono depressa, perché la mia famiglia è in esilio, perché sono triste e non riesco a risolvere i problemi del mio casato, e questo mi appesantisce. Ecco, questo parlare del suo vissuto è un limite o una ricchezza? Quando sappiamo, per esempio, da donne, ora mi viene in mente Margherita Sarrocchi, che è un'interlocutrice seicentesca di Galilei, con la quale appunto c'è questo scambio. Margherita è una letterata, studiosa di astronomia, di matematica, e fa riferimento a delle difficoltà che in quanto donna ha nel farsi, come dire, accettare, nel farsi pubblicare, nel trovare l'ascolto. Questo che cos'è? È una diminuzione? È un modo per sminuire o un modo per rendere ancora più preciso e più, come dire, è calato nella realtà il pensiero delle donne? Allora voglio dire che i riferimenti al vissuto delle donne, le donne sono più propense, almeno le donne con le quali ho avuto a che fare, a non fare troppa astrazione. La mia domanda è, questa la rivolgo a voi,
Ma la filosofia è solo questo sforzo di astrazione? Cioè è veramente questo logos che cammina per strada, l'avete visto mai? Cioè completamente scevro dalle nostre invece, dalla nostra vita, dal nostro vissuto. Ecco, le donne sono fermamente convinte che quando scriviamo di filosofia, quando esponiamo i nostri pensieri o quando traduciamo, eccetera, il vissuto, come dire, l'unione indissolubile che fa l'individuo, non viene messo in discussione. Cioè questa dimensione del corpo e del vissuto, se posso così adesso in maniera molto semplice, insomma, in maniera molto diretta, è un filo rosso che in qualche modo tiene legate le donne che prendono la parola, le donne che si espongono, le donne che scrivono. Cioè non rifiutano la dimensione del loro vissuto, non rifiutano la vita vera e anche le incursioni nel quotidiano, nel corpo anche affaticato. Allora voi mi dite perché i filosofi lo hanno espunto? Col corpo i filosofi, non so, avrei insomma qualche dubbio nel dire che hanno avuto tutta questa dimestichezza nel restituirci l'unità dell'organismo, no? Veramente la pienezza dell'essere, almeno quelli moderni con i quali mi confronto. Grazie Sandra, andiamo avanti con le domande, ce ne sono già due o tre e sono tutte molto interessanti. Do la precedenza alla domanda posta da Alessandra Beccherisi, mi scuserà Marilena Panarelli. Grazie Sandra, scrive la nostra Sandra Beccherisi, per questa bella e importante lezione. Ti chiedo, ieri Loris Turlese ci ha mostrato che per lungo tempo sulla cosiddetta mistica o sulla filosofia araba incombeva un pregiudizio che le ha escluse dalle storie della filosofia, non essendo considerate, per così dire, filosofia. A tuo parere, da cosa dipende questa resistenza che ancora perdura nei confronti delle filosofe? Oh, grazie Alessandra. Allora, io credo che perduri, che perdura, sì, senz'altro perdura, ed è un pregiudizio, ed è non è filosofico quello che loro fanno. Quello che dicevo anche a proposito di queste donne che tanto, no, si sono calate nelle discussioni della prima modernità, non sono filosofiche. Non sono filosofiche perché il pregiudizio è... In realtà, quando le leggiamo e non troviamo quei presupposti che invece troviamo nelle opere dei filosofi che la tradizione ci ha consegnato, ecco, non sono filosofiche. Cioè, o rispettano, non so se sei d'accordo Ale, o rispettano quei canoni, cioè o si pongono quelle domande e allora... Se si pongono le domande, se, non so, Elisabetta si pone delle domande nei confronti di Cartesio, se la Trott e Cockburn se le pone nei confronti di Locke, se la Damaris Masham se le pone nei confronti di Leibniz, c'è sempre un maggiore, un grande, Leibniz, Locke, Descartes, e poi queste donne che faticosamente cercano di dire qualcosa. Ecco, se noi rimaniamo in questa prospettiva, perché o la pensano secondo le categorie filosofiche dei filosofi che i manuali ci hanno consegnato, oppure non sono, e non ne usciamo più. Questa è la mia provocazione. Così come la filosofia araba o le mistiche non sono filosoficamente ragguardevoli perché, insomma, hanno un'altra area, devono essere confinate in un altro ambito. Ecco, se noi usiamo questi criteri, che cosa rende filosofico qualcosa? Questa è la mia domanda, che vi ripeto, estendo anche ad Alessandra. Cioè, Alessandra, che cos'è rende filosofico per te quando leggi un'opera e dici filosofico e filosofica? Che cosa rende? Il fatto che si sono posti le stesse domande che sono poste Cartesio, Locke e Leibniz? Oppure può essere filosofico da altri punti di vista? Certo, problemi che riguardano la natura dell'uomo, le relazioni, la relazione mente-corpo, altro, magari espresso in un altro modo, anche lì la terminologia,
cioè è filosofico quando Kant scrive, è filosofico perché si esprime in quei termini che usa nella ragion pura, o magari ci sono donne scienziate dell'epoca che si servono di altri strumenti per parlare anche filosoficamente. Cioè, dobbiamo chiarirci un po' le idee su che cosa è filosofico e cosa non è filosofico. Io ti dicevo, e non è considerata filosofica, torno sempre sulle mie donne del Cinquecento, una Lucrezia Marinelli che tutto il trattato non fa altro che parlare di Platone e di Aristotele, dei grandi del passato, cercando di confrontarsi e di capire. Non è mai stata considerata filosofica e io che me ne occupo non faccio storia della filosofia. Non si sa bene cosa faccio, magari mi diverto a fare altre cose, va bene così e sono contenta, ma non faccio filosofia. Allora, scusami, parlare di Platone e di Aristotele, cercare di studiarlo, di capire, citare i loro testi, confrontarli con quello che succede nella loro epoca, torno a dire, interrogarsi sulle norme, sulla legge di natura, che cos'è un fatto, che cos'è una legge, che cos'è storicamente determinato, no, non è filosofico. Allora, questo significa una forma molto asfittica, molto molto chiusa, anche uno strumentario un po' troppo legato forse al nostro modo di intendere la filosofia, forse bisogna ampliarlo, dotarci di altri strumenti, di uno sguardo più aperto, più libero, e forse ci guadagneremmo perché recupereremmo tantissimo, no? Del passato filosofico che magari attraverso le donne può arrivare. Mi permetto solo di intervenire, solo perché Sandra mi ha chiamato in causa, volevo rimanere tra i partecipanti, quindi ruberò veramente poco tempo per lasciare spazio alle domande che sono tante. Il problema che tu sollevi è un problema, secondo me, enorme. Anche perché è esattamente quello che ieri ha affrontato Sturlese, ma nel caso suo la battaglia a favore della mistica, a favore della filosofia araba, a favore della teologia medievale sembra essere stata vinta. Proprio ieri Sturlese diceva: io ho fatto una storia della filosofia in cui ho preso in considerazione coloro che si autodefinivano filosofi, indipendentemente da qualsiasi criterio, se fosse filosofia, teologia, mistica, filosofia divina, eccetera, eccetera. Ed è qualcosa che effettivamente è passato, è una barriera che si è rotta, è una battaglia che possiamo dire è stata vinta, forse non del tutto, perché ancora perdurano molti pregiudizi sulla filosofia medievale. La filosofia medievale non è filosofia perché è dominata dal dogma, c'è ancora qualcuno che la pensa così, però fondamentalmente la linea di Sturlese della cosiddetta scuola di Bochum è passata. Quindi il problema, secondo me, i problemi che tu stai mettendo in luce mostrano invece che perdura ancora un vecchio canone, quello che Thomas Ricklin chiamava il vecchio canone eurocentrico, maschilista, che non è stato mai messo in discussione e che sembra perdurare proprio quando si parla, forse l'ultimo baluardo, l'ultima breccia è proprio quella della filosofia fatta da donne. Sì. Non sono nemmeno d'accordo, se mi è consentito e poi vi lascio, l'osservazione che faceva anche prima Giulio, cioè la filosofia della differenza è un modo di affrontare la questione del pensiero, ma non è che una donna deve per forza filosofare in maniera diversa. Ci possono essere donne che fanno filosofia facendo appunto riferimento ad Aristotele, a Platone, con gli strumenti della filosofia, con gli strumenti della logica, e il fatto di essere donne non ha o non dovrebbe avere un peso se non per il fatto che è fatta da donne, ma non perché sia femminile in quanto è fatta da donne. Non so se è chiaro, mi sembra che gli esempi che hai portato tu vadano in questa direzione. Quindi il problema semmai non è nelle filosofe, semmai è nel canone, nel criterio che pretende di giudicare le filosofe. Assolutamente. Basta, lascio la parola agli altri partecipanti, ma è un tema che mi interessa molto. Mi aggancio un attimo a quanto avete appena detto, perché la domanda di Giulio, richiamando Ipazia, mi ha richiamato alla mente anche un altro problema, che credo sia anche collegato al perché o come possono, come hanno potuto in determinati secoli le donne fare filosofia, che è poi una delle domande centrali che loro stesse si pongono, cioè quella dell'accesso all'educazione.
In molte di loro, Ipazia per esempio una di queste, l'educazione è stata l'unico vero strumento, l'unico vero strumento che lei ha avuto per poter accedere alla conoscenza e poi a sua volta elaborare una analisi, nel suo caso di carattere astronomico, e matematico e fisico. Ma nel caso anche di tutte le filosofie di cui ti sei occupata tu, il problema dell'accesso all'educazione resta centrale. E quindi, ecco, la mia domanda è proprio questa, cioè come si può prescindere nell'analisi di tutte queste figure, dei ruoli che loro hanno avuto, dall'educazione che loro sono riuscite in qualche modo ad intercettare, ad avere? Sì, l'educazione è proprio un fulcro di tutto questo dibattito, no? Diventa centralissimo a un certo punto. Tu pensa, per esempio, quanto è importante quel riferimento che facevo al volgare. Cioè, queste donne a un certo punto, grazie ai volgarizzamenti, i volgarizzamenti sono importantissimi, no? I volgarizzamenti in ambito cinquecentesco. Riescono appunto ad accostarsi ad opere filosofiche altrimenti loro precluse. Non so, Alessandro Piccolomini, che è un intellettuale di grande spessore, nell'Istrumento della filosofia, dice: bisogna dare spazio al volgare perché così possono accedere, accostarsi ai frutti della filosofia le donne e coloro i quali non sono letterati, coloro i quali non hanno un'educazione così, diciamo, perfezionata da conoscere le lingue classiche. Quindi il problema dell'educazione per le donne è quello centrale, perché questo significa che se da una parte attraverso appunto l'ironia, il paradosso, le strategie argomentative, molti rovesciamenti, le donne si pongono in modo critico e anche in modo con un potenziale teorico interessante, è chiaro che senza una preparazione, senza una educazione sufficiente, la loro voce non ha credibilità, non sono legittimate. Insomma, questo loro lo sentono in maniera molto forte, ma lo sentiva Christine de Pizan, che diceva appunto: non è questione tanto, noi siamo uguali agli uomini, non è questo che dobbiamo mettere in discussione, non è questo. Nel momento in cui non possediamo gli strumenti per poter, insomma, dare valore alle nostre opinioni, lì il problema chiaramente diventa molto difficile, cioè essere ascoltate quando non si è legittimate significa fare cadere la propria voce chiaramente nel vuoto. Quindi il problema dell'educazione per queste donne è centrale. Fondamentale. È un problema, perciò mi sono particolarmente appassionata per queste vicende legate al volgare, legate alla filosofia in volgare, perché questo ha consentito alle donne che appunto per ovvi motivi non conoscevano le lingue classiche di accostarsi alla filosofia, quindi di accedere alla filosofia attraverso questo canale aperto grazie ai volgarizzamenti. Il problema dell'educazione è un problema che sentiva Erasmo da Rotterdam. Pensa, no? Cioè, è un problema fortemente umanistico, il problema dell'educazione anche delle donne. E allora, quando Erasmo, mi pare che anche tu mi segnalavi questo passaggio dei colloqui di Erasmo tra la donna e l'abate, no? La donna colta e l'abate. C'è un passaggio, un riferimento in un mio testo, cioè dice questo: l'abate è ignorante. Cioè è il portatore un po' di portavoce di quella cultura un po' vecchia e stantia, di cose ripetute. Invece la donna, questa donna del 400, è una donna colta, è una donna che vuole studiare, vuole conoscere il diritto piuttosto che la filosofia. E l'abate dice: ma non si è mai vista questa cosa, cioè ma perché? Perché le donne devono studiare? Perché le donne devono impossessarsi di questi strumenti? Non si è mai fatto. E lei dice: benissimo, non si è fatto finora, adesso si può cominciare a fare. Cioè, anche proprio la dimensione quasi, no, di cambiamento storico. Bene, la tradizione finora non ce l'ha consentito, ma è stata appunto tradizione. Sono stati degli usi, dei costumi, è ora di cambiare.
è quello che diceva Lucrezia Marinella, quindi le donne portatrici anche di una visione della filosofia della storia, permettetemelo, cioè che in qualche modo può essere contrassegnata da un cambiamento e le donne possono essere soggetto, appunto, soggetto, autrici del cambiamento. Finora le donne, a che è servito? A che serve che le donne studiino il latino, diceva l'abate? Serve a me perché devo dire, devo recitare queste litanie. Che studiino il latino, che si occupino di diritto, oppure sappiano di filosofia, ma che serve? No, dice, serve come? Perché l'educazione permette alle donne di rendersi parte attiva e di poter dare in qualche modo, o di poter esprimere con compiutezza le loro opinioni e di poter dar credito alla loro voce. Quindi è un capovolgimento che già Erasmo, con la sua incredibile lungimiranza, la sua capacità, no, di osservatore dei costumi e con la capacità di andare oltre, metteva in evidenza. Quindi l'educazione resta uno dei punti centrali della Querelle des Femmes, da Christine de Pizan alle donne di cui tratta anche Alessandro Piccolomini, a Moderata Fonte, tant'è che queste donne in varie occasioni, io parlo soprattutto nel Cinquecento, appunto questione clou, insistono tantissimo sul fatto che non si deve minimamente mettere in discussione la loro, come dire, la loro uguaglianza, anzi addirittura l'uguaglianza tra gli uomini e le donne. Anzi, provocatoriamente qualcuna di loro parla di eccellenza e superiorità. Si deve invece insistere sull'educazione. Il problema dell'uguaglianza, giustamente, siamo uguali. Siamo uguali perché non c'è niente che ci dice che non siamo uguali. Che cosa è che ci dice che alla fine non riusciamo a svolgere gli stessi ruoli, ad avere gli stessi compiti degli uomini? L'educazione. Quindi la differenza non la fa la natura, la fa l'educazione. Quindi per loro questo è chiarissimo, a un certo punto è evidente tutto questo. Quindi è molto importante che loro insistano su questo, e il problema dell'uguaglianza, l'uguaglianza tra gli uomini e le donne, verrà ripresa poi successivamente nel tardo Seicento, come ti dicevo, come vi dicevo, da Poulain de la Barre, quindi sull'onda del discorso cartesiano. E per esempio Marie de Gournay, l'editrice dei saggi di Montaigne, Marie de Gournay scrive proprio L'Egalité, un trattato sull'uguaglianza tra gli uomini e le donne, in cui anche lei dice, ma di che cosa stiamo parlando? L'uguaglianza è evidente, no? È evidente che siamo uguali, non c'è niente di più simile a un gatto di una gatta, dice lei, no? Quindi mettiamolo sul piano della natura, come non c'è niente di più simile ad un gatto di una gatta, non c'è niente di più simile a un uomo di una donna, nel senso di capacità, di attitudini, eccetera. La differenza è l'educazione. Quindi diventa sempre più marcato che cosa effettivamente ha impedito alle donne di esprimersi compiutamente è dell'educazione, senz'altro. Procedo con la domanda di Marilena Panarelli. Grazie per la lezione ricca di spunti molto interessanti. È possibile affermare, in base a quanto fin qui spiegato, che sia stato l'interesse per la fisiologia e la medicina in generale a mettere in crisi il paradigma aristotelico, che cioè la frantumazione di un pregiudizio così profondamente radicato sia riferibile a uno studio sempre poi più attento del vivente? Sì, senz'altro. Ci sono tra l'altro delle opere molto belle, poi se Marilena è interessata ne potremmo discutere, che analizzano, a cominciare dal lavoro della studio da Sissa, che scrive proprio questo cambiamento del paradigma che viene fuori chiaramente dagli studi sicuramente di medicina e di fisiologia. Per quanto mi riguarda, questo magari anche in una prospettiva più ampia, seicentesca, per quanto mi riguarda per esempio fa un gran lavoro anche la rilettura di Ippocrate. Ippocrate usato, io parlo appunto nelle donne del Cinquecento, usato in funzione antigalenica. Perché? Perché Ippocrate aveva scritto dei trattati estremamente importanti anche sulle donne, per esempio riconoscendo alle donne una parte attiva nella generazione. Allora, ritornare a Ippocrate significa in qualche modo rimettere in discussione quel paradigma che voleva, diciamo grossolanamente galenico, aristotelico, che attribuiva alla donna, per esempio, nella generazione,
solamente la funzione di contenitore del seme maschile. Cioè le donne nella, diciamo, medicina galenica della riproduzione non aveva un ruolo attivo, così come per Aristotele. Invece, secondo Ippocrate, la donna ce l'ha e contribuisce alla generazione tanto quanto l'uomo, cioè l'apporto del seme è la funzione anche femminile. Quindi la medicina, anche la medicina antica, ritornare sui trattati di Ippocrate che vengono ripresi da molti medici dalla grande scuola medica francese, aiuta in qualche modo a scardinare, a mettere in discussione quel paradigma che voleva la donna eminentemente contenitore, il contenitore del seme maschile, senza nessun contributo attivo alla generazione. Questo non è poco, perché uno dei pregiudizi è anche questo fatto: la donna è solo materia e non ha forma, non dà nessun apporto alla forma. La forma nella generazione è l'apporto unico, insostituibile, dato dal seme del maschio caldo, capace di cozione, cioè capace appunto di elaborare quel processo che innesca poi chiaramente l'essere che viene generato. Quindi è vero, certo, una discussione proficua, questi trattati di medicina vengono letti, magari lo stesso Ippocrate viene riletto, chiaramente in chiave, in questo caso anti-aristotelico, insomma tutto quello che serve in qualche modo per andare contro e scardinare, diciamo, un'immagine così precostituita, certamente. C'è un'altra domanda molto interessante sull'aspetto linguistico, o che parte dall'aspetto linguistico, è di Laura. A proposito della generazione degli esseri umani, la lingua greca usa due verbi: generare, se si riferisce al padre, partorire, se si riferisce alla madre, come se questa fosse solo una sorta di incubatrice. Qual è stata, se c'è stata, l'influenza della lingua greca, strumento di interpretazione e lettura della realtà, sulla visione aristotelica della donna? In qualche modo è ricompresa un po' nella domanda precedente, no? Allora, che cosa vuol dire anche quegli aspetti filologici importanti quando rieditano e si commentano i trattati di Ippocrate? Allora, tutta una scuola di medicina e di fisiologia che si richiama ad Ippocrate e analizza attentamente l'uso che Ippocrate fa del contributo, come dire, dell'apporto che le donne danno alla generazione. Quindi non solo un'incubatrice, non solo questo aspetto così puramente materiale, ma anche attivo nella generazione. Quindi sicuramente in questo caso pensiero, come dire, medico-scientifico, filologia e filosofia contribuiscono a rivedere alcuni presupposti, diciamo, come dire, l'immagine della donna puramente materia, un puro contenitore senza nessun ruolo. Quindi in qualche modo la filologia, lo studio attento, ripeto, nel Cinquecento tutto questo acquista un grandissimo spessore, e le donne che pur non conoscevano, ripeto, direttamente i testi, per esempio, di Ippocrate, ne venivano a conoscere il pensiero, cioè quindi la valorizzazione dell'aspetto generativo anche nelle donne, quindi il ruolo attivo nella riproduzione, lo colgono tutti questi aspetti dai dibattiti dell'epoca, da per esempio Camilla Herculiani, che era una speziale, discuteva di questi temi con gli studenti di medicina della nazione polacca. Noi sappiamo che c'era un nutrito gruppo di studenti polacchi a Padova nella seconda metà del Cinquecento e, diciamo, c'erano i galenisti e coloro i quali invece sostenevano le tesi di Ippocrate. Da questi scambi le stesse donne, le stesse pensatrici avevano stimolo per riconfigurare, ripensare al ruolo della donna, senza escludere anche che lo stesso Cornelia Agrippa, nel trattato sull'eccellenza delle donne, abbraccia la tesi di Ippocrate, usata sempre in funzione anti-aristotelica. La donna genera,
e non è solamente un vuoto contenitore. Dunque, poi c'è una riflessione, diciamo, che comunque offre uno spunto di riflessione, quindi la leggo. Emanuele Palmisano: gentile professoressa, mi sembra che le donne abbiano ridato valore al diritto di reinventarsi, di riscattarsi in una società radicalmente ed indefessamente sessista e patriarcale. Le filosofe hanno saputo dimostrare questa forza. Anche per Platone la filosofia non può prescindere dal femminile, basti pensare a Penia, la madre di Eros, e alla sacerdotessa di Otima, che rivela nel simposio la verità della filosofia. Sì, allora mi fa piacere questo riferimento a Platone, perché le donne che scrivono inizialmente, quindi nella prima età moderna, confrontandosi con questo pregiudizio fortissimo, no, che Aristotele ha consegnato alla tradizione, cercano in Platone in qualche modo una sponda. Cioè, non solo Platone è ricchissimo di queste immagini, no, femminili, ma Platone, sappiamo, nella Repubblica, con tutti i distinguo, adesso non sto facendo di Platone un antesignano del ruolo della donna, però certamente trovano nella Repubblica un trattamento, diciamo, adeguato anche per le donne. È lì che si insiste particolarmente, Platone insiste sul fatto che se le donne vengono adeguatamente istruite, possono svolgere determinati ruoli. Quindi è Platone che in qualche modo dà alle donne la possibilità, attraverso l'istruzione, appunto istruite in un'arte, educate in un'arte, a svolgere gli stessi ruoli. Quindi possono essere quello che ricoprono, i ruoli che ricoprono i maschi possono essere ricoperti anche dalle donne. Quindi Platone, anche per esempio nell'opera di Lucrezia Marinella, in questo trattato veramente molto molto articolato, viene elogiato, cioè è la filosofia platonica che in qualche modo finisce per essere la filosofia a cui le donne guardano, perché soprattutto a Platone della Repubblica, certo non il Platone delle leggi, ma il Platone della Repubblica. Questo significa che in qualche modo già c'è questa contrapposizione tra, no, platonismo e aristotelismo, tra una scelta che rende le donne sostanzialmente, no, uguali agli uomini se opportunamente educate, invece la dimensione aristotelica che le esclude completamente per natura, ecco, per natura da qualsiasi possibilità di affermazione, di posizione nella società. Quindi molto giusto il riferimento a Platone, senz'altro. Perfetto, al momento non ci sono altre domande, e se Alessandra non ha altre domande, forse ne faccio una ancora io. Vedo che Alessandra anche ha un'altra domanda, non avevo quasi nessun dubbio. Procedo con la mia e poi Sandra ti do la parola. Negli scritti che tu hai analizzato, qual è il ruolo che viene assegnato agli uomini e come vengono rappresentati? Perché c'è tutto, da quello che ho potuto capire io, c'è tutto un ragionamento sulla preoccupazione da parte degli uomini della femminilizzazione e però la necessità di alcune filosofe di trasformarsi in uomini per in qualche modo riconquistare quella libertà che è stata loro, non è stata loro concessa. Mi sbaglio? È molto interessante la posizione di queste donne che faticosamente prendono la parola e si inseriscono in questi dibattiti, che cosa pensano degli uomini, questo, no, sostanzialmente, che ruolo assegnano agli uomini. Allora mi viene in mente quando tu dici magari qualcuna di loro avrebbe preferito essere uomo, no, nascere uomo, come scrive Christine de Pizan, che a un certo punto lo scoramento, varie vicende, la povera Christine rimasta vedova, orfana, in gravi difficoltà economiche, a un certo punto dice: ma signore, perché non sono nata in un corpo di maschio? Perché non sono un uomo?
Però Christine poi risolve questa sua invocazione, così anche un po' che si è contrassegnata questo momento di sconforto, dicendo che invoca un cœur d'homme, un cuore d'uomo, un cuore virile in una traduzione, no? Che cosa vuol dire un cuore virile? Allora, anche lì, come giustamente mi suggeriva in una delle domande, gentilmente, sulla questione anche filologica, linguistica, cosa vuol dire un cuore virile? Un cuore virile non vuol dire un cuore d'uomo, nel senso del sesso maschile, un cuore coraggioso. Allora, se noi diciamo che il cuore coraggioso lo può avere sia un uomo sia una donna, in fondo Christine supera quel momento di sconforto dicendo «Dio, come donna sono veramente penalizzata», dicendo «Io sono una donna che ospita un cuore virile, ma da vir roboris, da un cuore forte, un cuore coraggioso». Allora, e Christine in qualche modo supera questo, no? Questo l'opposizione maschile e femminile, perché lei è una donna con un cuore coraggioso, quindi è una donna forte, una donna coraggiosa. Mi viene in mente quello che scrive Plutarco nella Virtù delle Donne, a proposito di come le donne possono esercitare la virtù e in qualche modo essere coraggiose, cioè mettere in atto queste virtù, ma queste virtù sono maschili o femminili? A un certo punto, quando in una mancanza di, come dire, nella vacanza, nella mancanza di coraggio da parte degli uomini, in Plutarco spesso sono le donne che assumono questo aspetto coraggioso e intraprendente. Cioè, quindi queste virtù possono essere maschili e femminili. Ma che ne pensano le donne della modernità? In realtà, queste donne della modernità cominciano a riflettere sul fatto, meno con meno come dire, apertura di Christine, pensano che dagli uomini sono state fortemente condizionate. E allora, per esempio, Moderata Fonte nel suo dialogo esclude completamente gli uomini. Ecco, cominciano ad esserci prime segnali di una affermazione da parte delle donne, di una consistenza del femminile che può essere, che può ha diritto d'essere senza il maschile. Cioè è la prima opera letteraria sicuramente italiana in lingua volgare in cui non c'è nessun uomo. Sono sette donne che hanno bandito gli uomini. Perché questo? Perché se per loro è importante riprendersi un po' la scena. Cioè sentono la presenza maschile come fortemente condizionante e quindi credono in maniera decisa che riuscire a parlare tra donne aiuti in qualche modo loro ad affermarsi. Ecco, quindi ci sono anche, e questo sembra quasi appunto quel discorso che facevamo sulle posizioni filosofiche più recenti, contemporanee, che rapporto si instaura tra il maschile e il femminile. In un'opera della fine del Cinquecento il maschile viene escluso, ma non perché ci sono dei pregiudizi nei confronti del maschile, perché si auspica che questo maschile in qualche modo si rinnovi, cioè che questo maschile possa in qualche modo riproporsi in modo diverso per poter veramente collaborare a una nuova relazione maschile-femminile. Quindi si passa dal cuore virile, come dire, dal cuore un po', dal messaggio di Plutarco, le donne sono altrettanto coraggiose, non hanno bisogno di uomini, nel senso che quel coraggio possono benissimo metterlo in atto, all'esclusione del maschile in Moderata Fonte, nella riproposizione di nuove relazioni tra maschile e femminile in quasi tutte le opere che trattano appunto dell'uguaglianza tra uomo e donna, quindi auspicando la rifondazione, la riformulazione di una nuova relazione maschile-femminile. Benissimo, grazie Sandra. Io non vedo altre domande. E prima di passare la parola ad Alessandra per i saluti, ad Alessandra Beccarisi, per
un piccolo saluto a tutti noi. Vi ricordo, ringrazio ancora Sandra Plastina per essere stata con noi e per questa interessantissima discussione e per la sua interessantissima relazione. Vi ricordo che domani ci sarà il 22 appunto domani ci sarà alle ore 16 il terzo incontro di Intersezioni 2020 Imparare dal Medioevo. Questa volta il nostro ospite relatore sarà Tobias Hoffmann, che parlerà della svolta psicologica nelle teorie medievali della libertà. Modererà Fiorella Retucci, membro del direttivo Cetefil. Io passo la parola ad Alessandra Beccarisi per i saluti. Voglio solo citare ancora un piccolissimo passo dell'introduzione che Sandra Plastina ha scritto e che introduce appunto il volume su filosofe e scienziate in età moderna, perché credo che un po' sia anche l'auspicio di tutto il dibattito che abbiamo fatto qui. E Sandra scrive: al contrario di quanto per secoli hanno raccontato le narrazioni tradizionali della storia intellettuale occidentale, le donne fanno sentire la loro voce ben prima che l'esperienza del femminismo della fine del XVIII secolo diventi militante. Il lavoro appunto presente, questo volume da lei curato, persegue il fine di contribuire in un quadro più ampio all'impegno di una comunità scientifica che si è assunta la responsabilità di sottrarre queste voci al silenzio. Grazie ancora Sandra. Plastina. Sandra Beccarisi, vuoi dire due parole? Grazie a tutti e comunque ci rivediamo poi domani. Ah, c'è una domanda di Nadia che è arrivata un minuto fa. Sì, e poi anche un'altra domanda. Allora colgo l'occasione del fatto che la professoressa Beccarisi non riesca a parlare per fare subito a Sandra Plastina la domanda di Nadia. Grazie Sandra, anche da parte mia, per la tua bellissima lezione. Mi richiamo anche io alla lezione di Loris Sturlese. Una storia della filosofia che libera da pregiudizi, includa tutti i documenti utili a raccontarla, sembra possibile a patto di assumere come oggetti gli autori che si sono autodefiniti filosofi e i testi in cui è esplicita la traccia della filosofia. La cornice storiografica così ridefinita conduce all'inclusione di nuovi generi letterari e persino di opere scritte nelle lingue volgari nella storia della filosofia, o meglio ancora, secondo la storiografia più recente, nella storia delle filosofie. A partire da questa prospettiva, un po' come si è fatto con autori e testi della filosofia bizantina, araba, ebraica, mi sembra che anche la storia della filosofia possa includere, senza costituirne un capitolo separato, non più solo autori, ma anche autrici di testi filosofici. Le donne del cui pensiero e delle cui opere noi oggi riconosciamo la piena legittimità di studio all'interno della storia del pensiero sono esse stesse consapevoli della dignità perfettamente umana della loro ragione. Più precisamente, sarei curiosa di sapere se, oltre alla filosofia su temi filosofici, alla riflessione su temi filosofici e oltre all'uso delle opere di Aristotele o di scritti filosofici, esiste un tentativo rigoroso di fondare la dignitas razionale della donna. Poi passiamo all'ultima domanda e poi chiudiamo con questo incontro. Prego Sandra, se vuoi rispondere. Sì, diciamo, ha detto molto bene Nadia, ricollegandosi a quello appunto che magistralmente ha espresso ieri Loris Sturlese, cioè una storia della filosofia che comprenda coloro i quali si presentino, no, si autodesignino come filosofi e che hanno contribuito con le loro opere al dibattito filosofico del loro tempo. Quindi non ho colto bene l'ultima parte perché guardavo Alessandra nella speranza che attivasse il microfono. Quindi non so se c'è una domanda ulteriore. Ciao Ale, spero, non lo so, che tu il microfono adesso funzioni. Quindi Elisa, scusami, l'ultima parte del discorso di Nadia.
Sì, la domanda è in effetti questa. Più precisamente, sarei curiosa di sapere se oltre alla riflessione su temi filosofici e oltre all'uso delle opere di Aristotele o di scritti filosofici, esista un tentativo rigoroso di fondare la dignitas razionale della donna. Sì, cioè la dignitas razionale. È chiaro che sa, per il 500, per il 5-600, la dignitas, cioè queste donne dovevano in qualche modo riuscire ad accreditarsi come soggetti capaci di pensiero. Cioè, per noi è anche è lontano, no, dal nostro modo di concepire l'assunto che queste donne, quando si esprimevano, non erano, diciamo, considerate, perché quello che veniva dalle donne non era pensiero filosofico, non so come dire. Quindi la doppia fatica di queste donne, dello scrivere di filosofia, cercando nelle traduzioni, di attingere, insomma, nel confronto con i filosofi, e in più di accreditarsi come interlocutrici valide. Non so, cioè è un doppio sforzo. Quindi la dignità che loro cercano in qualche modo, no, di affermare è proprio quella della loro assoluta legittimità di fare filosofia, cioè di esprimere dei pensieri, di scrivere delle opere firmando col loro nome, che non è, diciamo, una questione di poco conto, perché sappiamo che finita la grande stagione rinascimentale, per esempio, addirittura nella Francia del tardo Seicento, molte opere non vengono firmate col nome delle donne che le scrivono, ma con pseudonimi maschili. Quindi, se il Rinascimento, il Cinquecento, vede l'affermazione di questa dignitas di cui parla Nadia giustamente, le donne vogliono affermarsi come soggetti pensanti, capaci di scrivere di filosofia, di obiettare e di partecipare ai dibattiti. Non è, come dire, assunta una volta per tutta questa dignitas. Non è, diciamo, conquistata una volta per tutte, perché vediamo addirittura, un secolo dopo, le donne che fanno quasi un passo indietro, e non firmano, per esempio, le loro opere. Donne come Margaret Cavendish nella, Londra del tardo Seicento, vengono addirittura giudicate matte, perché vogliono partecipare al dibattito, non so, con Hobbes, con i grandi filosofi del tempo, o scrivere opere in cui affermano il loro pensiero politico. Quindi questa dignità si è sempre rimessa in discussione e faticosamente affermata. Passiamo all'ultima domanda. Male, non ci sente? Sempre E niente. non riesce ad attivare il microfono. Purtroppo noi non lo possiamo fare al posto suo, altrimenti forse adesso ce l'ha fatta. Ce Sì, l'hai provata adesso ci sono, però alla fine faccio un saluto, facciamo parlare prima i partecipanti. a fare. Ok, allora leggo ancora una domanda. Grazie professoressa per la bellissima e ricca lezione. Mi chiedevo, alla luce di quello che lei ha detto riguardo al ruolo delle donne nella storia della filosofia, se non sia a questo punto necessario ed urgente scrivere una storia della filosofia che includa anche le donne, finora escluse. Grazie. Sì, è proprio questo. Non ti nascondo, non nascondo a voi che c'è questo progetto a quattro mani, perché da sola sarebbe un'opera veramente troppo impegnativa, con una collega letterata in senso stretto, cioè che insegna letteratura italiana, per in qualche modo ricostruire, ridare vita, freschezza a questo affresco delle donne. Ma il problema era proprio questo, e mi aspetto poi, magari sperando l'anno prossimo, di poter venire direttamente a Lecce, risentire voi anche durante in altre occasioni. Cioè, se farlo così, in questo modo problematico, così come anche dall'osservazione di Alessandra è emerso, cioè
riscrivere in qualche modo, almeno per quanto riguarda il periodo moderno, una storia della filosofia articolata, mossa, come dire, dinamica, in cui le donne prendono la parola, in cui sono presenti con le loro opere, senza nessun, come dire, ossequio a queste categorie tradizionali, a questi strumenti di lettura che la tradizione ci ha consegnato. Forse un nuovo modo, chissà, magari, perché no, no? Un nuovo modo di tessere la trama della storia della filosofia. Beh, ce lo auguriamo. Ma non separatamente, mi pare di capire. No, non separatamente. Perché no. Giulio, il nostro Giulio, non perfettamente convinto, non persuaso, insomma, che effettivamente non sia opportuno fare e riscrivere anche una storia della filosofia della differenza, torna un po' sull'argomento e si chiede questo: se riscrivere una storia della filosofia della differenza non potrebbe riaprire un discorso filosofico sui diritti ancora troppo poco sviluppati, e quindi se non sia il caso anche di pensare ad un progetto di questo genere. Allora, Giulio è ricco di Giulio è ricco di stimoli, e appunto, veramente mi auguro di incontrarvi tutti presto. Allora, che cosa voglio dire? Esempio pratico. Parliamo per esempio di queste donne che hanno discusso con i testi di Aristotele, no? Nel Cinquecento. È chiaro che in una storia della filosofia in cui queste donne, immaginiamo, la stiamo scrivendo noi, no? Noi tre, noi quattro, eccetera. Queste donne per forza devono fare in qualche modo i conti con Aristotele e con Platone, però Aristotele e Platone dalla loro ottica, dal loro punto di vista. Non è che non siano l'Aristotele e il Platone che noi conosciamo, però diciamo in qualche modo in cui emerge che cosa loro hanno studiato, che cosa loro hanno appreso di Platone e di Aristotele. È chiaro che se io scrivo di Catherine Trotter Cockburn, non posso non parlare di Locke, visto che lei scrive osservazioni sul secondo trattato, sul trattato sull'intelligenza umana di Locke, cioè non posso non parlare anche dei filosofi, però forse questo cambio di prospettiva, cioè vedere, riconoscere l'importanza di filosofi che siano Aristotele, Platone, Cartesio, Locke o Leibniz, ma fare interagire in maniera molto più diretta e profonda le donne che hanno scritto su questi filosofi o che hanno mosso delle obiezioni. Non so se riesco a spiegarmi, cioè in questo voglio dire una storia della filosofia articolata in mossa, no? Non solo come una specie di sequenza patrilineare, non so, da un filosofo al filosofo successivo, al filosofo seguente, eccetera, una specie di dimensione così, che di padre in padre, insomma, di maschile in maschile, la filosofia si è consegnata il testimone. A un certo punto tutto questo viene invece rimesso in discussione, questo non toglie niente che Locke è Locke, Leibniz è Leibniz, Aristotele è Platone, però in primo piano ci sono queste donne che hanno scritto e hanno obiettato e hanno discusso con loro. Non so se questa prospettiva a Giulio può interessare, e comunque tutto questo può essere ridiscusso. Sicuramente insieme avremo modo di approfondire, credo che Giulio avrà sicuramente altre domande da farti, quindi noi siamo ovviamente molto felici del fatto che Giulio e tutti gli altri abbiano tante domande da porre. Lo scopo dei nostri incontri è proprio questo, quindi siamo ben liete. E credo che a questo punto io dalla chat ti riporto soltanto i saluti di tutte le colleghe di Cetefil che ti ringraziano e ovviamente avrebbero avuto il piacere di vederti e di farlo personalmente. Lo faccio io per loro. Grazie. Ti ringrazio ancora, Sandra. Spero di vederti presto, non in questa forma virtuale. Ti ringrazio, è stato veramente molto interessante. Spero che siano emersi tanti spunti su cui tutti noi potremo riflettere. E do la parola per i saluti conclusivi alla nostra direttrice di Cetefil, Alessandra Beccarisi. E vi ricordo che domani alle 4 ci ritroverete con il terzo appuntamento di Intersezioni.
Grazie Elisa, grazie soprattutto Sandra per questa interessantissima lezione, veramente ricca di spunti. Tra l'altro noi quest'anno abbiamo organizzato un laboratorio sul linguaggio di genere nei mezzi di comunicazione dove abbiamo affrontato questi problemi da vari punti di vista, dal giornalismo alla matematica, alla lingua e anche alla filosofia. Quindi diciamo sei a casa, siamo a casa con queste questioni. Tra l'altro un'iniziativa che ha avuto anche una bella risonanza a livello nazionale, abbiamo avuto connessioni anche fuori Lecce. Quindi ti ringrazio ancora una volta per questa lezione entusiasmante. Come ha scritto ancora, scrive Giulio, ci sarebbe da discutere a lungo, però allora a questo punto è un arrivederci ed un'occasione per incontrarci di persona e ringrazio chi ha seguito fino alla fine questa lezione durata anche più di 2 ore e ci vediamo domani alle 4 con Tobias Hoffmann e Fiorella Retucci. Un caro saluto a tutte e a tutti e un abbraccio. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti.